Lithium Battery. Ma che è sto coso? Anche se sto cartone non mi è nuovo. Mi è arrivato un pacco che non ho ordinato. Mi sembra un prodotto Apple. C'è scritto Iva Ricciardi. L'ho sprecato, l'ho sprecato, l'ho sprecato. Ciao ciao! Ciao a tutti sprecati, benvenuti in questo nuovissimo video. Nuovo video unboxing. Mi è arrivato sto pacco di cui non so il contenuto. Questa è una classica linguetta Apple, quindi mi sembra un pacco Apple, però... cioè leggero, che c'è una cover dentro, ma me non ne ho prese. E poi ho altri due pacchettini da aprire e unboxare. Questo addirittura senza cartone, però brava Amazon a mandare le cose senza cartone, quindi partire proprio da questo. Allora, come ben sapete se mi seguite su Instagram, sto di nuovo riverniciando la chitarra perché l'effetto era buono, però dopo due giorni si è iniziato a sporcare, ditate, vernice che se ne usciva. Dei vlog che avete visto mentre suonavo, tenevo tutta la pancia perché sono senza maglia durante le prove, la vernice è sciolta, tutta la pancia nera, e quindi devo, l'ho riverniciata, cioè la sto per riverniciare, questa carteggia, e quindi ora già con un prodotto ho tolto tutta la vernice, carteggerò per bene, cerco di farla venire più sistemata possibile perché ho incontrato un ragazzo che costruisce strumenti, mi ha dato delle direttive su come muovermi e noi ci muoviamo secondo quelle direttive, quindi facciamolo. Però vediamo cosa c'è oltre al macchinario, perché ci sono pure gli accessori. Chiaramente trovate i link in bio di tutti questi prodotti, anche di quello incognito, magari ci esiste su Amazon. Allora, abbiamo subito gli accessori, che sono le varie carte. Qui abbiamo un tubicino, che non so cosa serve, una custodia per tenerlo dentro, e il nostro carino, piccolino, Black & Decker, bello. Sarà sicuramente molto utile, anche se il ragazzo mi aveva detto non usare oggetti, tanto con le mani riesce a carteggiarla facilmente, però perché privarci di questa comodità se possiamo farlo più comodi. Pacco numero 2, che invece ho comprato io da Amazon, sono dei microfoni un po' più professional, perché quelli che ho comprato e unboxato solo su Instagram, mi sembra, che ho usato durante il vlog, si sentivano una merda, quindi andiamo a provare subito questi. Anche di questo, gli Hollyland, abbiamo il link in bio. Questi secondo me la qualità è buona. E poi abbiamo custodia di ricarica, due trasmittenti, un ricevente, secondo me questi sono ottimi. L'unica cosa un po' scomoda è che per connetterli all'iPhone serve l'adattatore Lightning Jack. Non è che si può avere tutto dalla vita. Lo sapete che io voglio aumentare la qualità al massimo, quindi se posso fare un piccolo upgrade ogni tanto cercherò di farlo. Una custodia molto carina, mi ricorda molto l'altro dell'altro di microfoni. Non riesco a parlare perché sto morendo di fame. E abbiamo il case con i microfoni ricevente dentro, trasmittenti e riceventi. Poi abbiamo tutti i vari jack qua dentro con l'USB di ricarica Type-C, spero, Type-C. E poi abbiamo i filtri antivento, molto comodi. Il manuale qui mi dice di impostare il volume della videocamera ad 1, cosa che con gli altri microfoni non succedeva, ma che io avevo fatto. Quindi sicuramente avranno una potenza maggiore, ma andiamo a vedere come sono fatti questi microfoni. Soprattutto andiamo a testare la qualità, se è maggiore o peggiore dell'altra, che sennò non stiamo facendo niente. Questa penso che sia la trasmittente e questi sono i microfoni. Andiamo a spellicolare. Oh yes, baby. Allora, io ora sto provando a parlare in questo microfonino e spero che si senta. Vi giuro che li testerò bene per capire bene come si sente. Ora ho un po' poco tempo, ma soprattutto sono molto ansioso di aprire questo. Andiamo ad unboxare questo pacchettino. Vediamo. Serie 8 41, cioè o avete visto il video dove dicevo che volevo comprarmi un Apple Watch, ma poi per come me l'avete spedito, per chi me l'ha spedito, chi me l'ha comprato, cioè sprecati, io non l'ho comprato, unboxiamo, cioè non lo so, sono un po' senza parole. Vabbè, tutto chiuso e sigillato.
ICG. Non è un trend. Cambiare le impostazioni della fotocamera durante un video forse non è il caso. Comunque, l'unico che poteva farmi un prank era Cesco, però è tutto sigillato, quindi mi sembra real. No, ma c'è veramente le polucce qua dentro. Ragazzi, cioè, ma chi è stato? Mi scrive, cioè, se siete stati voi, scrivetevi in privato, per favore, cioè. Un Apple Watch serie 8. Così dal nulla. Vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Sono felicissimo, però sono senza parole. Abbiamo il cavo di ricarica classico USB Type-C, quindi ricarica veloce. Dato che quando sono andato a Roma ho perso il caricatore pure per l'iPhone, quindi ora me ne devo comprare due. Sono ancora senza parole, accendiamole, ormai ci siamo, cioè Ivan Ricciardi è mio, mi dispiace, lo accendo, che devo fare? Si accende? Funziona? Si accende. A chiunque sia stato, apprezzatissimo, grazie mille, cioè. Poi dovremmo avere anche il cinturino, che da qui mi sembra quello Nike, quindi c'è scritto pure. Oh, colore inusuale. Che colorazione è? Verdino, verde militare. Olive Grey Black Nike Sport Brand, quindi è verde oliva. Olive Grey, sì, verde oliva. Che vi devo dire? No, non mettiamo lingue strane. Comunque è un po' più grande del mio e lo schermo è anche più allargato. Devo dire molto bene. Bellissimo pure il colore. Inusuale, molto contento. È successa sta cosa di questo unboxing molto inaspettato e particolare, però ce lo prendiamo e continuiamo a ringraziare chi me l'ha regalato, perché io sinceramente non l'avevo messa neanche nella wishlist che trovate in descrizione. Però assurdo, questa cosa è veramente assurda. Sprecati, grazie ancora, continuate a seguirmi e non so che dire, non so, sono senza parole. Continuate a seguirmi, ora facciamo pure bene, capiamo i microfoni come funzionano, trovate tutti i link in descrizione anche dell'Apple Watch. Grazie di aver visto questo video, ci vediamo prossimamente con prossimi video. Seguitemi su Instagram perché e su TikTok, perché lì vedrete i video della chitarra, perché non lo faccio un altro video, perché poi se esce una merda. Ci vediamo prossimamente con prossimi video. Ciao sprecati!